Di Porto, sono nato il 18 maggio 1941 da Vittorio Di Porto e Rina Zarfati, i miei genitori, e sono nato in piena seconda guerra mondiale. I miei genitori erano ebrei, come ebreo, come sono, ero io, e anche loro furono colpiti dalle leggi razziali italiane del 1938, che escludevano gli ebrei da qualsiasi forma lavorativa. Mio padre faceva il commesso viaggiatore per un'azienda romana e mia madre invece era un'impiegata statale. Era stata assunta perché lei era una giovane italiana, era iscritta al Partito Fascista, mia madre, come a suo tempo tanti ebrei quando Mussolini andò al potere nel 24 seguirono questa nuova idea, perché ricordatevi che l'Italia aveva già sopportato una prima guerra mondiale che sì, aveva vinto, ma aveva speso l'ira di Dio di soldi. Comunque, da questa unione, mio padre e mia madre si erano conosciuti nel 1933, sono stati fidanzati 6 anni, poi sono sposati nel 1939. Già sotto bombardamenti degli alleati in Italia. Io infatti non sono un primogenito. Mia madre ha avuto un aborto dovuto anche alle preoccupazioni della guerra, e anche alle fatiche di lavorare a casa. E dato che le leggi razziali fasciste obbligavano tutti chi nasceva da famiglia ebrea doveva essere denunziato all'anagrafe, mio padre, quando sono nato io, ha denunciato la nascita di un bambino di razza ebraica chiamato Marco, tant'è vero che nel certificato mio di nascita c'è scritto appartenente alla razza ebraica. E ancora su questo certificato c'è questo, ancora c'è scritto. Comunque, malgrado la guerra, mio padre continuò a lavorare privatamente, grazie a un fratello che viveva a Milano, continuò a fare il commesso viaggiatore, mia madre faceva la buona madre. Poi naturalmente quando ci hanno annunciato l'armistizio eravamo tutti contenti perché pensavamo che la guerra fosse finita. Purtroppo questo non accadde perché l'8 settembre 1943 provocò l'invasione dell'Italia da parte dei tedeschi. Una volta preso possesso dell'Italia, quindi la deportazione anche degli ebrei italiani nei campi di sterminio. Venne l'ordine di deportare 8.000 ebrei a Roma. Il colonnello Dannecker, che convinse Kappler a fornirgli i mezzi per poter effettuare la razzia che venne poi fatta quella mattina del 6 ottobre 1943, era un sabato. Tornando alla mia storia, io abitavo in via Francesco Amici, un quartiere di Roma che non è il ghetto dove siamo, o quello chiamato ghetto dove siamo adesso, era in un altro quartiere romano. Mio papà si era già nascosto in virtù dell'ultima legge razziale fascista che obbligava i giovani ebrei dai 50 anni in giù a lavorare obbligatoriamente, facendo i mestieri, qualsiasi mestiere possibile a favore del governo fascista, senza alcuna retribuzione. La pena sarebbe stata, per chi non andava a lavorare, la deportazione in campo di concentramento. Dopo aver lavorato per 2 giorni, mio padre sotto fiume sulle banchine del Tevere a spalare la sabbia dalle banchine, il pericolo che potesse essere, malgrado tutto, deportato, papà si nascose in un convento. La mattina del 6 ottobre, quando venne dichiarata ufficialmente l'effettuazione della razzia, i tedeschi, 350 persone, salirono su 65 camion avendo gli indirizzi degli ebrei della comunità di Roma, si sparsero per tutta la città. Arrivarono anche nel mio quartiere. Era alle 6 del mattino, io stavo in casa con le 3 sorelle di mia madre. Mia madre era uscita mezz'ora prima per andare insieme a mia nonna, sua madre, in uno dei magazzini della nonna per cercare qualcosa da mangiare. In più c'era anche questa cosa che posso dire che per alcuni ebrei gli ha salvato la vita, cioè ogni sabato di ogni mese
i fascisti, i magazzini della Nona distribuivano ai fumatori un pacchetto di sigarette a testa. Durante la guerra c'era anche la mancanza delle sigarette per chi fumava. Allora mia madre era uscita quella mattina, oltre che naturalmente per cercare qualcosa da mangiare, anche per prendersi un pacchetto di sigarette, che era una fumatrice accanita. Quindi quella mattina io stavo in casa con le tre sorelle di mia madre. Alle 6 del mattino sentiamo bussare alla porta, era la signora Vinci che abitava accanto a noi, nella stessa palazzina. Mia zia Giuliana apre la porta, la signora Vinci: Giuliana, Giuliana, porta via Marco perché stanno arrivando i tedeschi a prendermi. Mia zia, dopo un attimo di esitazione, dice alle sorelle: bene, usciamo, prendiamo Marco e andiamo alla chiesa di San Giovanni di Dio. La chiesa di San Giovanni di Dio sta nel quartiere di Monteverde Vecchio e dista dalla mia casa dove abitavo 500 metri. Con l'occasione siamo saliti su una carrozzella a cavallo, a Roma sono chiamate le famose botticelle. Mia zia dice al vetturino: ci porti per cortesia alla chiesa di San Giovanni di Dio. E siamo arrivati, che erano le 6:30 del mattino. Lì, suonando il campanello, arriva il parroco della chiesa che dice: ma chi siete? Che volete? Sono le 6:30 del mattino, no? Ancora la messa non è iniziata. Mia zia si presenta: signor parroco, guarda, siamo ebrei, io ho questo mio nipote che ha 2 anni e mezzo, per carità, stanno arrivando i tedeschi a prenderci, per cortesia ci nasconda. Il parroco non ha più proferito parola, ci ha aperto il cancello della chiesa e siamo entrati nella chiesa. Lì si è chiesto di poter avvertire mia madre e mia nonna che, tornando dal magazzino, entrando a casa, non avrebbero trovato nessuno. Quindi li abbiamo avvertiti telefonando, e tant'è vero che mia zia, quando ha fatto il numero, ha risposto mia madre, disperata: dove siete? Che è successo? Lino, non ti preoccupare, raggiungici alla chiesa San Giovanni di Dio, perché con Marco siamo là. Mia madre è arrivata trafelata alle 6:30 di mattina e lì il parroco ci ha ospitato nella cantina della chiesa, dove nella notte tra il 16 e il 17 ottobre abbiamo passato nella cantina della chiesa, dormendo su sedie, sul tavolaccio, senza aver bevuto un bicchiere d'acqua o mangiato qualcosa. La mattina dopo il parroco chiama mia madre e dice: senti, io, avete visto, non ho un posto dove potervi ospitare come vorrei, ma questo non è un convento, avete visto, non c'è un letto, non c'è nulla, vi devo mandare via. Mia madre aveva già un'idea, evidentemente, perché dice alla madre e alle sorelle: prendiamo Marco, usciamo, andiamo via. Mia nonna dice: ma dove andiamo, Rina, con Marchetto, dove andiamo? Guarda mamma, c'ho un'idea, sta tranquilla, prendiamo l'autobus e andiamo alla stazione Termini. Mia nonna disperata: ma come, ci stanno i tedeschi per Roma, ci porti proprio in bocca al lupo. Mamma, non ti preoccupare, c'ho un'idea. Bene, siamo saliti sull'autobus che da Monteverde ci ha portato davanti all'ingresso della stazione Termini di via Marsala. Là di fronte c'è una chiesa, che è la chiesa del Sacro Cuore dei Salesiani, che si può riconoscere perché sul tetto c'è una statua dorata del Redentore. E lì ci siamo arrivati dall'autobus alle 6:30 di mattina. Questa volta era il 17, era domenica. Il parroco non ci ha fatto nemmeno proferire la parola. Ci ha ospitato e la notte tra il 17 e il 18 ottobre, la stessa cosa è accaduta la notte precedente, abbiamo dormito nella cantina della chiesa. Poi però ecco che inizia la vera storia. Il parroco, il 18 mattina, ci svegliamo, chiama mamma e dice: senti, io, avete visto, l'ho ospitato, ma avete visto in che condizioni? La chiesa è questa, non c'è altro, vi devo mandare via. E lì mia madre ha un attimo di esitazione, di disperazione, perché non aveva idee dove poterci andare a nascondere. E chiede al parroco: signor parroco, mi dia un'idea. Il parroco dice: senti, io ho saputo che in Trastevere ci sono dei conventi di monache, nostre consorelle. Mi è venuta una voce che in alcuni di essi loro cercano di far rifugiare degli ebrei. Provate ad andare a Trastevere,
La fortuna ha voluto che la famiglia di mia madre abitasse a Trastevere, quindi conoscevano il quartiere. Bene, altro autobus dalla stazione Termini, siamo scesi a Trastevere, a piazza Gioacchino Belli, che è dopo Ponte Garibaldi, ci siamo incamminati nel quartiere, domandando a destra e a sinistra se qualcuno conoscesse un convento. E un passante ha dato un'indicazione a mia madre. Si sente, salite per via Garibaldi, sulla prima curva a sinistra troverete un convento di Santa Maria dei Sette Dolori. Bene, il 18 ottobre mattina alle 6:30 ci siamo presentati davanti al cancello del convento e lì abbiamo tirato la campanella, non c'era il campanello elettrico. È arrivata la madre guardiana che non ci ha fatto nemmeno parlare, ha aperto il cancello. Venite, venite, venite con me. E lì è iniziata la mia storia vera perché dal 18 ottobre 1943 fino al 4 giugno 1944 io ho trascorso 9 mesi della mia vita nel convento di Santa Maria dei Sette Dolori. Stavo con mamma, con le mie zie, con mia nonna, poi io ricordo due cose sole, più quello che mi hanno raccontato naturalmente i miei genitori, che dopo 9 mesi, a 3 anni e mezzo, sapevo leggere e scrivere e parlare francese, perché mia madre è stata la mia maestra, la mia compagna di gioco. Io dormivo con lei perché al convento gli uomini dormivano separati dalle donne. Io sono rientrato nel convento dopo 76 anni e l'ho ritrovato così come l'avevo lasciato, perché oggi è un albergo 5 stelle del Vaticano. Il 4 giugno del 1944 ricordo che cosa. Innanzitutto perché finalmente siamo liberi, andiamo a casa, torniamo a casa, tutti contenti, però c'è stato un attimo di esitazione, pensate 150 persone che devono decidere di punto in bianco di poter ritornare alle loro case che avevano abbandonato e molti sono andati via prima, però naturalmente la mia famiglia, dato che da parte di mia madre, le sorelle con la mamma, volevo tornare giustamente dove abitavano a Vicolo del Moro, e papà e mamma volevano giustamente tornare a via Francesca Amici, perché noi avevamo lasciato la casa alla nostra vicina, quindi non sapevamo che fine avesse fatto, però poi è stato che l'abbiamo ritrovata così come l'avevamo lasciata, fortunatamente. Ma di quella mattina, però, ecco il ricordo che ho. Stavo sulle spalle di un fratello di mio papà, era un frugoletto di 3 anni e mezzo, quindi. E vedevo salire piano piano a passo d'uomo i carri armati americani che stavano prendendo possesso della città e anche del Colle del Giarecolo. E questo è il vero ricordo che ho. Il carro armato passando davanti direttamente, il soldato americano si è sporto dalla torretta e mi ha regalato una cioccolata ed è quella che io ricordo, la prima cioccolata della mia vita. Ed è questa è la storia, diciamo, di tutti questi 9 mesi. La città si anima. Jeep, camion e blindati percorrono le vie del centro. Ecco come un testimone oculare descrive quei momenti. I soldati americani sono allegri, meno gli inglesi e i francesi. Si sbracciano verso la folla che li ripaga con applausi e lanci di fiori. Al loro seguito c'è di tutto: viveri in abbondanza che vengono distribuiti, perfino autotreni carichi di birra. Sugli edifici pubblici e dalle finestre sventolano le bandiere italiane. Le ragazze della buona borghesia fanno a gara per salire sulle jeep. Ovunque si formano crocchi di curiosi e di ragazzini. L'atmosfera è festosa.
Le truppe alleate si impadroniscono presto della città. Can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Il fronte si sposta rapidamente verso nord e i soldati che restano nella città diventano presto turisti curiosi. Anche qui i mesi dell'occupazione tedesca sono stati duri e la fame e le privazioni hanno raggiunto un livello insopportabile. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Anything you can sing louder. I can sing anything louder than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Sure, I can. No, you can't. Yes, I can. It sings pretty loud. I'm superior. No, you're... Roma è splendida. Grazie anche alla presenza del Vaticano, i bombardamenti che ha subito sono stati molto meno disastrosi rispetto a quelli delle altre grandi città. Oh no, you're the minor one. I can beat you at anything. And that's not all. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. 50 cents. 40 cents. 30 cents. 20 cents. No, you can't. Yes, lo stadio olimpico non è ancora terminato, ma al suo posto c'è un piccolo impianto sportivo nel quale gli alleati organizzano le loro manifestazioni di atletica leggera.